Ciao, oggi ti voglio portare nel dietro le quinte. Mi sono accorto di non aver mai mostrato dove lavoro, dove registro i video. E visto che forse tra un po' mi sposterò in un ufficio, almeno andrò a lavorare lì un po' più spesso e porterò alcune attrezzature lì, ho detto facciamo un video e mostriamo come sono le cose attualmente, anche per me, per tenere un ricordo, ma soprattutto perché mi piacerebbe portare un po' parte di questa esperienza sul canale. Vediamo come reagite, se questi tipi di video vi interessano. Anzi, fatemelo sapere, perché mi infogno abbastanza sul tema di luci, macchine fotografiche, studi, setup, anche se non si vede dai risultati finali, però ecco, mi piacerebbe parlare di questi temi anche qui sul canale, ogni tanto quando capita. Quindi partiamo subito, vi faccio vedere com'è esattamente il mio percorso all'inizio della giornata lavorativa quando entro nel piccolo studio. Allora, questa è l'entrata, come vedete il divano che c'è anche nel retro delle inquadrature dei video. Sulla sinistra un armadio che ci è stato lasciato dai precedenti proprietari di casa, pensavamo di buttare, ma la realtà quando prendete una casa è che serve sempre più spazio di quanto non pensiate. Anzi, se vedete addirittura in cima, non faccio vedere troppo, ma c'è veramente un ammasso di roba indefinibile. Quindi, passando poi ai piatti più forti, qui abbiamo la scrivania con la sedia. Sedia relativamente nuova, tra l'altro, ho preso questa Herman Miller Aeron. Vale i soldi che costa? Non lo so, l'ho trovata usata a un prezzo decente, forse in quel caso sì, anche se con l'usato poi rischiate di perdere la garanzia, insomma ci sono un po' di cose da tenere in considerazione. Poi sulla destra invece abbiamo la libreria, la chitarra che ormai viene suonata sempre di meno, non ricordo adesso la marca neanche della chitarra, comunque insomma acustica di medio livello, medio basso. La libreria è divisa fondamentalmente in sezioni, quindi la parte sopra è un po' più geopolitica, chiamiamola così. Vedete lì ci sono un po' di libri, sì, geopolitica o comunque non fiction, non fiction e non business. C'è anche Domino, un libro sul basket italiano che in realtà ancora devo leggere, ma sembra molto interessante. Qui in centro c'è la parte di non fiction più legata al business, c'è anche la Sea Otter comprata allo scenario di Lisbona, molto molto carina, vi consiglio di visitare se venite. Poi sì, in realtà questa parte è non fiction, però un po' più intellettuale, quindi vedete Fabric of Reality, molto bello come libro, anche se non ci ho capito una mazza. Il libro di Sandal, God Let Share Back, un altro libro in cui non ci capiscono mazza. Quindi questa è la roba che non capisco, fondamentalmente l'ho messa nascosta da questa piantina così che non si vede. Poi qui, vabbè, le sciarpe della Roma e dello Sporting, immagino che perderò molti di voi in questo momento, ma rappresentiamo le due squadre della casa. Un mappamondo, non lo so, per ricordare i tempi di geopolitica, questa lampada anche carina con un bulbo della Philips Hue che cambia colore, ogni tanto lo uso come sfondo nei video. E ci sono anche questi due poster, che non lo so, ce l'avevo in casa, mi sembravano carini, due film che mi sono piaciuti molto, più Parasite che non Gran Budapest Hotel, due grandi film. E sotto c'è Fiction, qui davanti, e poi dietro ho nascosto tutti i libri che ho già letto e che erano qui, prendevano troppo spazio, anzi prima forse ve lo ricordate, erano qua, ma la gente si lamentava nei commenti, diceva che ero un casinaro e quindi li ho tolti. Poi qui sotto, Zaino della Manfrotto, che ormai mi segue da, penso, 7 anni, e veramente ci ho girato l'Europa, non il mondo, però l'Europa sì, e molto soddisfatto, riuscivo anche a farlo passare come piccolo zaino in aereo ogni tanto, certo lo devi spingere parecchio sotto il sedile, ma funziona. E è invece quello che uso oggi, diciamo, nel day to day, Peak Design, anche quello è uno zaino molto, molto carino. Anche sotto al divano c'è roba, cioè a livello di spazi sto veramente stretto, nonostante questo ufficio sia principalmente stato mi concesso per la parte di lavoro molto generosamente dalla mia metà. E questo è il piatto forte, la scrivania. Come vedete c'è questo tabletop dell'IKEA, è una cosa molto da youtuber americano, perché questo è in realtà un tabletop da cucina, che però si sposa molto bene con l'armadio e è molto resistente, molto bello, quindi va benissimo usarlo anche per la scrivania di lavoro. E poggia su due Alex Drawer, anche questi dall'IKEA, molto belli, insomma, secondo me è una bellissima accoppiata. Potete farla sia marrone scuro nero che non ma anche con le cassettiere un po' più chiare e il tabletop più chiaro, ci sono varie varietà. Questo è il microfono che uso per i video, quindi si articola su questo low profile arm dell'Elgato e funziona molto bene, mi piace. Procaster della Rode, forse non lo riprenderei, forse penserei a qualcos'altro. So che i pod mic anche sono abbastanza simili a livello di qualità e costano di meno,
Oppure un'altra cosa che arriverà nel setup, forse in ufficio, sono i shotgun mic da non usare davanti alla bocca, ma da mettere fuori inquadratura. Forse passerò a quelli. Qui dietro c'è un piatto forte del setup, che è l'Atemmini Extreme ISO. È un video switcher che vi permette di collegare tante camere. Infatti, qua dietro vedete c'è un casino di cavi HDMI. E cliccando qui si possono cambiare diversi tipi di camere o diciamo fonti HDMI connesse, assolutamente overpowered per quello che faccio io su YouTube, quindi non ve ne consiglio l'acquisto a meno che non vi serva veramente. Però io la maggior parte dell'attrezzatura che ho qui in realtà l'ho riportata da un'esperienza lavorativa che ho avuto in passato, forse ne ho parlato un po' di volte sul canale, in cui facevamo video e avevamo proprio un bisogno di fare video in una maniera specifica, molto ripetitiva e a grandi volumi, e quindi le funzionalità dell'Atemmini insieme alla camera, che adesso vi faccio vedere, davano un sacco di possibilità. Quindi per quello sono super sovraesposto, la macchina non è molto intelligente. E quindi niente, magari anche quello è un tema interessante su cui fare video. In Italia lo fanno in pochi. Il problema è che non c'entra niente col mio canale, quindi vedrò come gestire la cosa. Comunque, vi ho fatto un po' di teaser sulla camera, ve la faccio vedere. Anche la camera, come l'Atemmini, è della Blackmagic 6K Pro, che sopra ha un polverosissimo obiettivo della Canon. Questo quant'è? 1835, no, 1880 addirittura, quindi un bel range. E questo l'ho preso perché era una delle poche lenti servo zoom e con autofocus by wire, mi sembra si chiami. Nonostante la Blackmagic non abbia autofocus, che per i video YouTube non è il massimo, c'è una funzionalità tipo autofocus che vi permette di fare focus negli elementi al centro. Per quel lavoro di cui vi parlavo tornava abbastanza comodo, quindi ho fatto così. Poi c'è questo monitorino della Lilliput, è molto piccolo, una cosa tranquilla, che mi prende l'output del video dalla Atemmini e me lo mostra qui, quindi posso vedere cosa sta succedendo. Lì di solito è montata la camera che sto usando per registrare questo video, che è la Sony EZV10. Penso che sia una delle migliori camere in rapporto qualità-prezzo, quindi come seconda camera mi sembra ottima. Questa è una pegboard dell'IKEA, qui dentro c'è un po' di batterie SD, anche se per esempio questa camera è alimentata non a batterie, anche quest'altra camera qui non è alimentata a batterie quando è collegata, quindi assolutamente le evito il più possibile, ma sono lì a caricare e poi c'è un po' di roba, insomma, penne, forbici, connettori, cavi e vari. E questi sono gli schermi, questo è uno schermo da 1080 semplicissimo, gaming, ma ormai tutti gli schermi sono gaming fondamentalmente. Lo uso perché, intanto perché era nel budget di uno dei monitor che potevo prendere con budget aziendale, insomma, l'ho preso un annetto fa. E soprattutto l'Atemmini ha dei problemi ad accettare i segnali 4K. Quindi, se voglio mandare il segnale di un monitor direttamente all'Atemmini, è più comodo farlo con un monitor che già di per sé è 1080p. Altrimenti bisogna usare dei tool, diciamo dei piccoli connettori che fanno scale down, ma poi non funzionano, è un casino. Quindi ho preso questo monitor 1080p, piccolino, è comodo da tenere qui. Prima lo avevo al coworking space in realtà, che usavo. Questo è un bellissimo monitor della Gigabyte 4K, mi sembra 32 pollici. Penso che il rapporto qualità-prezzo sia molto buono e insomma, se vi interessa avere un monitor che funziona sia a produttività che volendo anche gaming, credo che sia un'ottima scelta, quindi date un'occhiata. E poi questo è un monitor 4K semplice dell'LG, uno di quelli più base di tutti, che sto sperimentando in verticale, per ora mi trovo bene. Immancabile borraccia d'acqua, immancabile mouse MX3 Master, come cavolo si chiama, insomma comunque questi mouse della Logitech con la rotellina verticale, veramente fantastici. Anche la tastiera è Logitech. Meccanica però è una di quelle meccaniche low profile, Bluetooth, non voglio cavi, non voglio niente, senza numpad, anche il numpad non mi piace tanto, quindi lo uso super utile. Cuffie sono queste qui, RTX Pro Wireless della SteelSeries. Prima avevo la versione precedente, poi si sono rotte, Amazon mi ha fatto il refund, quindi ho preso questa nuova versione che mi piace di più rispetto a quella vecchia perché, come vedete, è anche abbastanza elegante, quindi si può usare andando fuori. Fondamentalmente le potrei usare anche come cuffione da telefono, mettiamolo così. E soprattutto mi permettono di sentire in cuffia tramite questo qui che è il Go XLR,
mi permettono di sentire in cuffia quello che sto dicendo al microfono, senza cavi, che non è assolutamente banale, perché io connetto questo cavetto qui alla base delle cuffie, e con quasi zero delay riesco a sentire quello che sto dicendo in cuffia, che è ottimo. Lì c'è uno Stream Deck che è super sprecato, non lo devo ancora settare, è un casino. E per quanto riguarda la parte luci, cioè questa, questa è un SSD che è connesso all'ATEM che registra i video, insomma. Questa è una lucetta della Aperture carina, Aperture MC, la porto anche magari quando vado a Roma se devo fare dei video. Ne ho due, mi aiutano a illuminarmi. Di solito è montata su questa camera qui, fa un po' una mini fill light, diciamo. E poi questo qui è l'altra dell'Elgato, una luce dell'Elgato, quelle grosse, Keylight, che come vedete non posso usare contro di me perché sarebbe coperta da questo schermo, quindi la faccio sbattere contro il muro e arriva sulla mia faccia. In generale questo non è un setup, non è assolutamente un setup ideale, non lo consiglierei alla maggior parte di voi, però chiaramente qual è il discorso? Il discorso è che, mi sto stancando, c'ho il braccio che trema un po' troppo. Il discorso è che io qui comunque principalmente ci lavoro, cioè fare video è il punto 2, e poi volevo anche non avere un setup che fosse completamente osceno, cioè non volevo avere luci in giro per casa, cose di questo tipo, perché comunque magari è uno spazio che usiamo anche per altro, magari a volte per andare a leggere lì sopra, quando persone vengono, stiamo anche un po' qui, vedono la casa, quindi ecco, ci sono sicuramente cose migliori che potete fare. Però per quello che sto facendo fino adesso va bene, e anche per questo motivo sto cercando di spostarmi in un ufficio dove fare le cose un po' più seriamente, anche perché adesso comincio a registrare un po' di video anche per questioni lavorative, quindi lì servirà sicuramente di più. Ultimo ma non per importanza è il computer, che è un è abbastanza nuovo, dentro c'è una 3070 che è completamente sprecata perché tanto adesso non faccio neanche più io l'editing dei video, però di nuovo in passato mi serviva. C'è uno dei processori AM5 dell'AMD, anche quello forse un po' sprecato, però tecnologia interessante, e soprattutto la scheda madre è un'ottima scheda madre che ha delle cose fighe, tipo l'Ethernet a 10 gigabit e per esempio questa uscita USB-C che è a 65 watt, quindi per ricaricare il telefono è fantastica. E niente, quindi un po' di cose interessanti. Il 10 gigabit mi serve principalmente per la connessione al NAS su cui sto lavorando. Se seguite il tablerone sapete che è stata un po' una sfida che sto perdendo, però è comunque un progetto interessante che mi è piaciuto, quindi ho imparato un po' Kubernetes e simili. Niente, poi io mi sto rendendo conto di essere fuori fuoco, speriamo che la camera mi prenda. E questo è, spero che questo video sia stato interessante per voi. Come dicevo, mi piacerebbe portarvi con me nel percorso di costruzione di questo nuovo spazio. Magari ci sono anche persone esperte nei commenti che possono aiutarmi a migliorare il setup futuro. Mi farebbe piacere anche capire voi come lo vorreste vedere, cosa vorreste vedere. A livello di video io credo che qui il problema principale sia l'illuminazione, la distanza dallo sfondo, che è veramente un braccio che riesca a toccare quello dietro, e mi piacerebbe qualcosa di più figo a livello audio, però a livello audio direi che non è malissimo, solo che qua passano gli autobus, si fermano sotto casa e si sentono, nonostante l'isolamento acustico non sia male, ma è veramente fastidioso. Ecco, adesso tra l'altro probabilmente si potrebbe sentire e niente, quindi volevo immortalare un po' la situazione dello studio al momento. Magari poi tra qualche anno tornerò io stesso a darci un'occhiata e mi ricorderò di questi momenti e di questo setup. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia interessato. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Fate le solite cose che vi dicono di fare tutti gli youtuber, mettere mi piace, scrivervi, eccetera, eccetera. Ciao ciao!